Buon pomeriggio e bentrovati al tema del giorno. Oggi parliamo del maxi attacco hacker partito dalla Cina contro decine di funzionari americani e del ritorno delle tensioni tra Google e Pechino. Lo facciamo con Juan Carlos De Martin, che è un nostro editorialista ed è il cofondatore del Centro Nexta del Politecnico di Torino. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Allora, partiamo dall'inizio. Come è possibile violare il più importante e diffuso servizio di posta elettronica mondiale? Beh, innanzitutto parliamo di un servizio per utenti ordinari, tipo appunto quello di Google, Gmail, Hotmail e tanti altri, quindi non parliamo di un sistema aziendale o di istituzioni che si possono permettere una maggiore sicurezza, un semplicissimo utilizzo di webmail. Allora, in questo caso specifico dal blog di Google si legge che si tratta non di un attacco ai server di Google, come era successo un anno fa, ma molto più semplicemente e con ogni probabilità un fenomeno del cosiddetto phishing, cioè ricevo un'email apparentemente da qualcuno che conosco o da qualcuno di cui ho fiducia, al cui interno ci sono dei link che sembrano puntare a, per esempio, Gmail e in realtà puntano sul server di qualcun altro con cattive intenzioni. Io mi collego pensando di essere su Gmail, inserisco il mio username e password che invece vengono catturati da qualcun altro, che poi usando quello username e quella password vanno sul mio account Gmail e modificano le impostazioni, per esempio per ricevere copie di tutti i messaggi che ricevo. Ecco, allargando un pochino l'obiettivo, allargando un pochino la lente, i rapporti tra Google e la Cina sono complicati da anni e adesso rischiano di rompersi definitivamente. Molti lettori ci hanno scritto anche su questo tema. Oggi Pechino ha risposto alle accuse di Google e ha parlato di accuse inaccettabili. Ecco, proviamo a riassumere un attimo. Cosa c'è dietro la tensione tra una delle più importanti aziende del mondo del web e il governo di Pechino? Ma allora, gli intermediari in generale in tutto il mondo, sia in regimi autoritari come quello cinese, ma sia anche nelle nostre democrazie, gli intermediari sono sotto pressione crescente, perché per motivi di repressione o per altri motivi magari perfettamente leciti, è difficile andare dietro al singolo utente o al singolo hacker, e allora si va verso intermediari, che siano quelli che offrono accesso a internet, sia quelli che offrono servizi su internet come Google, e si chiede a loro di intervenire. Nel caso di Google, come in precedenza anche con Yahoo in Cina, queste aziende americane operanti in Cina avevano ricevuto anni fa richieste, ricevono tuttora immagino, richieste dal governo cinese di avere accesso agli account per esempio di dissidenti. Google un anno fa notoriamente decise di non collaborare più e uscì dal mercato cinese in maniera tale da non essere più soggetta a queste pressioni che negli anni precedenti avevano portato dissidenti in galera, ricordiamolo. Quindi questa è la posizione ufficiale di Google, quindi una posizione basata su rifiuto di essere compromesso nella violazione dei diritti umani. Chiaramente c'è chi ha visto anche altre motivazioni di carattere commerciale, perché per esempio in Cina ci sono dei motori di ricerca, dei social network locali, indigeni, che sono molto più forti delle offerte invece che dominano nell'Occidente. Ecco, quello degli attacchi hacker è il tema del giorno anche per un altro motivo. Sulla stampa di oggi Maurizio Molinari racconta che l'America sta per equiparare un cyberattacco a un atto di guerra e il Pentagono non escluderebbe di usare l'intero arsenale. Ecco, cosa significa questo, professore? Significa uno sviluppo potenzialmente, anzi non potenzialmente, uno sviluppo molto preoccupante. Gli Stati Uniti nel 2008, dopo un attacco a un loro comando militare, hanno evidentemente deciso, e l'amministrazione Obama sembra averlo completamente appoggiato, hanno deciso che il ciberspazio è un nuovo ambito in cui si può fare la guerra. Quindi a fianco dell'aria, della terra e dell'acqua hanno creato un nuovo Cyber Command, quindi una quarta arma la potremmo chiamare, relativamente al ciberspazio. Tra l'altro è interessante che i militari utilizzino, amino molto la parola ciberspazio, perché lo spazio è qualcosa che si presidia e si difende, a differenza del web o di internet o della rete. Quindi hanno scelto il ciberspazio, hanno creato questo nuovo alto comando, hanno messo inizialmente 20.000 soldati che hanno iniziato a lavorare in questa nuova arma, e hanno deciso quindi gli americani, la scelta politica, che è uno spazio in cui non si fa polizia, ma si fa guerra potenzialmente, quindi non l'hacker che è un criminale come tanti altri che si va a perseguire con la polizia, con l'Interpol, ma l'hacker come un soldato nemico al quale si risponde con le armi della guerra, potenzialmente anche armi reali, non armi semplicemente virtuali. E questo è uno sviluppo che secondo
secondo me andrebbe portato a un livello ancora più alto di Nazioni Unite per discutere le implicazioni di questa scelta e, dal mio punto di vista, la mia posizione personale, arrivare a decidere che il ciberspazio è un ambito demilitarizzato, così come è lo spazio esterno fuori dall'atmosfera e così come lo sono certe parti del mondo come il Polo Sud. E professore, ci scrive Pierpaolo, uno dei nostri lettori, e chiede, appunto, dice: la minaccia di rappresaglie militari mi sembra spropositata rispetto alla gravità del problema. Ecco, quali sono in concreto i rischi peggiori di un attacco informatico? Quali sono gli scenari? Ma si parla molto del rischio che tramite la rete si possano, per esempio, creare dei blackout elettrici, bloccare impianti industriali, addirittura introdursi dentro centrali nucleari. Se ne parla, in alcuni di questi casi il rischio non è soltanto teorico, è probabilmente concepibile. Quanto sia effettivamente possibile che una cosa simile capiti e quali sono le contromisure che bisogna prendere e qual è la risposta proporzionata a queste minacce è tutto da discutere. A me sembra che, pur non essendo un esperto specificamente di cyber security, però mi sembra che questa scelta è più una scelta politico-strategica, prima ancora di aver estesamente documentato i reali rischi e quali sarebbero delle risposte proporzionate. E ci scrive Benny e chiede: professore, al G8 digitale di Parigi si è parlato di tasse, controlli, proprietà intellettuale, ma poco di sicurezza. Ecco, lei in qualche modo già l'ha affrontato il problema, però chi dovrebbe affrontare il tema? Come dicevo prima, secondo me non necessariamente il G8, che è un forum che riguarda soltanto alcuni paesi al mondo, ma a livello di Nazioni Unite, secondo me si dovrebbe discutere di questo tema per preservare il ciberspazio, per preservare la rete da questo tipo di energie potenzialmente distruttive, perché ricordiamoci che in altri contesti abbiamo già lamentato il fatto che per perseguire la proprietà di violazione della proprietà intellettuale, per altri motivi ci siano degli effetti collaterali molto gravi sulla rete. Forse questo della militarizzazione del ciberspazio e forse potrebbe essere uno dei pericoli più grandi nei prossimi anni e secondo me andrebbe contrastato a livello multilaterale in ambito Nazioni Unite, facendo addirittura forse un vero e proprio trattato in cui tutti i paesi del mondo si accordano su standard minimi, su cosa si fa e cosa non si fa sulla rete. Un'ultima cosa molto più concreta, vogliamo un po' più basso. Come facciamo, chiede Bernardino, ad essere sicuri che non abbiano violato anche la nostra mail? Insomma, quali sono i pericoli che corriamo singolarmente? Ma allora, in questo caso specifico, ma forse più in generale, andate nel vostro account di webmail, che sia Gmail o che sia altro, e andate nelle impostazioni. In questo caso specifico pare che gli hacker, chiunque essi siano entrati negli account e abbiano modificato quelle impostazioni in gergo tecnico di forwarding, cioè di inoltro della posta, cioè banalmente si sono inseriti negli account e hanno scritto nell'apposito spazio di inoltrare tutti i messaggi a un loro indirizzo email. Quindi in questo caso è importante entrare nel proprio account, verificare che tutte le impostazioni siano quelle volute e ci fosse qualcosa che non torna, rimodificarle, ricambiare la password e adottare le misure di sicurezza che offre il provider. Grazie mille professor De Martin, grazie mille a chi ci ha seguiti, ci rivediamo domani.